quando si va d'accordo è una meraviglia, ecco. E lì tutti studiavamo, tutti avanti un anno, perché i mezzi economici non erano un granché, anzi, e ci siamo laureati tutti avanti un anno. Sei sono diventati professori universitari di materie diverse, quindi. Ma soprattutto quello è stato l'elemento formativo, perché quando si è all'ottavo dei nove fratelli, la cosa principale è di non esistere. Cioè, tutto un sistema, capire benissimo quelle che sono le regole, perché vede, la politica la si impara così, la si impara conoscendo le tue capacità, ma anche i tuoi limiti, e i limiti sono sempre dati da chi ti sta vicino. Sono da bambino, era la mania l'economia, trafficavo, proprio era una vocazione, ed è strano perché alla fine io ho scelto giurisprudenza sapendo benissimo che facevo l'economista, che volevo fare economia, ma allora la facoltà di economia non era ben organizzata, non era. Giurisprudenza, soprattutto a Milano, la cattolica era robusta, no? E l'ho fatto però con la tesi di economia, studiando anche economia, e poi sono andato a Londra, ma avevo la passione politica, ma il mio mestiere era di fare l'economista, e soprattutto mi piaceva fare il professore. Tutte le cose che mi sono capitate, tutte quasi tutte, sono nate da avvenimenti abbastanza casuali, no? Sono diventato ministro perché facendo una conferenza c'era il ministro del tesoro ad assistere di allora, e venne poi la crisi di governo poche settimane dopo, si doveva sostituire il ministro dell'industria, e allora il presidente del consiglio era Andreotti. E il ministro del tesoro, che aveva sentito la conferenza, dice: ma mi è sembrato bravo Prodi, perché non lo chiami? Io sono diventato ministro così. Venne una grossa crisi nell'IRI, grande struttura produttiva, non solo d'Italia ma d'Europa. Allora, se pensate che c'erano più di 600.000 dipendenti, quindi la roba fra le banche, le tre banche italiane, l'Alitalia, tutto il sistema telefonico, le autostrade, erano tutte raggruppate nell'IRI, e mi chiesero di presiedere l'IRI. Sono stato 7 anni lì, ma appunto è venuto casualmente, quasi, insomma. Mi appassionai alla politica quando il paese cominciò ad avere la crisi dei partiti e arrivò Berlusconi. La cosa che avevo fisso era di mettere assieme tutti quelli che chiamavo i riformisti. È nato l'Ulivo. Ecco, quello l'ho fatto non per caso. Quello l'ho fatto non per caso. Cioè, proprio lì c'era un disegno politico. Berlusconi non mi ha preso sul serio. E alla fine, quando ha reagito, ha capito che succedeva qualcosa di nuovo, era troppo tardi per lui, e ho vinto, e lì è cominciato un bel governo. Poi mi hanno chiamato, e lì proprio lì è ritornato quasi il caso della vita, a fare il presidente della Commissione europea, cosa che mi è piaciuto moltissimo, perché a Roma la passione politica è più forte. Ma a Bruxelles in quel momento si lavorava per il futuro, c'era proprio la convinzione che si costruiva qualcosa che era nuovo nel mondo. Tornato in Italia, nel 2005 si è ripresentata la necessità di ricostruire il gruppo riformista. I tempi erano cambiati, il secondo governo è stato più complicato del primo, però è andato bene per 2 anni e mezzo, proprio quando
Mi ricordo cose incredibili del nostro paese, quando proprio c'eravamo, ho avuto una riunione in cui ho detto, beh, adesso si è approvata la finanziaria, abbiamo un progetto che va avanti, e il giorno dopo è cominciata la crisi, no? E in tutti e due i casi, in fondo, è stata più la paura che il governo funzionasse bene che non che il governo funzionasse male, che l'ha fatto cadere. Questa è la strana sorte dell'Italia, no? La instabilità, il paese è così, e io ricordo sempre quando il primo governo, ero giovane, pieno di entusiasmo, il primo viaggio lo feci ovviamente a Bonn, allora era sede del governo tedesco, no? E con allora il cancelliere Kohl, eravamo di coalizioni politiche diverse, ma c'è stata subito una grande intesa, no? Cioè, anche perché poi c'erano radici cattoliche comuni, anche perché poi lui era in fondo era un estroverso, no? E mi ricordo che il colloquio invece di durare 30-40 minuti è durato 2 ore, e lui mi accompagna all'elicottero e mi dice: è stato proprio bello, Romano, chi viene la prossima volta? Questa è. Io sono cresciuto con il desiderio di dare stabilità all'Italia. E io spero che questo si possa avere adesso. Negli anni dopo la fine del, direi così, di quello che veniva chiamato potere, no? Dopo il 2008, sono stati forse gli anni più belli della mia vita, perché ho potuto riflettere, pensare, lavorare, attivissimo, intendiamoci, ho insegnato a Shanghai, in Cina, nell'Università di Brown negli Stati Uniti, quindi una specie, però con non con l'angoscia della decisione, non con l'angoscia che la vita degli altri dipende da te. Che guardate, quando si prende sul serio l'impegno politico è un peso, è un peso. Poi naturalmente viene anche gasato dal successo, eccetera, però è un peso continuo. E in fondo la mia più grande fortuna è quella di aver avuto finora una bella vecchiaia felice. Ho fatto il possibile. Poi la misura del possibile lo diranno i posteri, non lo so, no? Poi, non ho mica la pretesa di entrare nella storia, non in un libro di storia, massimo in una nota più di pagina, ecco. E spero che questa nota sia positiva.